Pour parler, il video podcast. Eccoci qua e ben ritrovati. Oggi con me ci sono Ilaria e Stefano e parleremo del mondo musicale che accompagna appunto il settore matrimoniale, ma in generale quello degli eventi. Ciao, buonasera, ciao a tutti, ciao Gennaro. Buonasera a tutti, ciao Gennaro, eccoci qua. Eccoci qua, grazie per averci invitato. Piacere tutto mio. Sempre piacevole parlare di musica. La musica è la nostra fonte di vita. Ecco, siamo una coppia nella vita e nel lavoro. La musica ci ha legato in tutto. Ci ha messo d'accordo, direi, in questo senso. Allora, visto che la musica, ecco, cioè, è vita per voi, giustamente, l'accompagnamento musicale è quello bello, quello perfetto che voi consigliate. Da dove iniziamo? Cioè, dove si inizia a scegliere la giusta musica per il proprio matrimonio? Beh, allora, la musica, a mio parere, deve essere considerato il primo ospite ufficiale di un matrimonio. L'ospite d'onore, direi, perché è una costante, è sempre presente in ogni momento del matrimonio. E un matrimonio senza musica non si può fare, è impossibile. Quindi la musica davvero riveste un ruolo di fondamentale importanza. Infatti voglio assicurare appunto a tutti gli sposi che se volessero un momento intimo, un momento compito, un momento emozionante durante per esempio il loro scambio delle promesse, degli anelli nuziali, del loro sì, il tutto viene enfatizzato grazie ad un tenue sottofondo musicale dato da un quartetto d'archi, da un quartetto di fiato, da un semplice vocalizzo, perché appunto il ruolo della musica è quello di enfatizzare ogni momento. E allo stesso modo assicuro appunto gli sposi, certo, che non riusciranno ad esimersi dal coinvolgimento ludico e ritmico che la musica, che solo la musica riesce a dare durante appunto un intrattenimento, durante il ricevimento. Dobbiamo considerare la scelta musicale distinta, organizzata in tre momenti. Il momento della serenata, che avviene la sera prima del matrimonio, il momento del rito, che si distingue appunto il rito sacro o il rito civile a seconda, certo, della, certo, scelta degli sposi, e poi il ricevimento, quindi quella che è la musica in sala. Partiamo dalla serenata fino a culminare, quindi, proprio con il taglio della torta. Allora c'è questo percorso, insomma, che sì, appunto per seguire l'intero matrimonio. Quindi, come appunto tu accennavi, dalla serenata che sarebbe appunto il giorno prima del matrimonio, sì, eccetera. Io ti volevo chiedere, insomma, so che voi fate una tipologia di musica che io la classifico in quella un po' più elevata. In che senso? Allora, sicuramente c'è molta confusione quando si parla di musicisti e di piano bar, quello che voi non siete assolutamente, da quello che insomma ho capito vedendo un po' i vostri social, poi da quello che ci siamo conosciuti. Vorresti spiegare un attimino, insomma, la differenza appunto fra un musicista che fa tutto e un semplice piano bar? Allora, la differenza sostanziale è che il piano bar praticamente vede coinvolto un unico musicista, al massimo sono due persone che insomma portano avanti quello che solitamente l'intrattenimento in sala, ed è una formula che, se fatta anche insomma a buoni livelli, a certi livelli, risulta essere comunque anche piacevole. Però ovviamente c'è un però, che l'emozione, che ovviamente la preparazione che ha un gruppo di musicisti, che possono essere, ecco, quelli coinvolti durante il rito o quelli coinvolti durante l'intrattenimento, ha tutt'altro spessore, perché comunque il suonare dal vivo ha un coinvolgimento emozionale con gli ospiti e con gli sposi sicuramente diverso. Sicuramente la preparazione musicale nella scaletta o anche semplicemente nell'arrangiamento di un brano può essere, con i musicisti dal vivo, come dire, personalizzato e fatto a misura di evento. Col piano bar invece è vero che esiste tanta tecnologia,
ma comunque suonando con delle basi digitali, quella personalizzazione che un musicista dal vivo può dare viene un po' a mancare. Diciamo che questo non vuol dire che la differenza è netta. La musica dal vivo subito viene percepita come quella cosa bella, proprio anche se magari una persona non è esperta di musica, però ecco, sentire ad esempio un brano cantato totalmente dal vivo e riarrangiato magari con un arrangiamento particolare, con gli strumenti che voi, da quanto ho capito, cioè il vostro team è composto anche da più strumenti, da più persone che suonano più strumenti, quindi sì, l'emozione vissuta sul momento è di un altro tipo. Questo è sicuramente questa cosa qua. Ovviamente la differenza è netta. Io ovviamente da musicista difendo la categoria dei musicisti, quindi io non dico che il piano bar non sia buono o non sia bello, è semplicemente diverso. Io da musicista live posso sottolineare e ascrivere a carattere cubitale che la musica dal vivo ha comunque un'altra espressione. Allora, presente il cliché della musica napoletana, no? Cioè la musica napoletana è bellissima. So che anche voi, insomma, la fate, la suonate, vi piace farla. E, però, sai, a volte c'è questo cliché che sembra il trash, come voglio dire, questo collegamento che si è creato, musica napoletana, trash, quando poi invece la vera musica napoletana, mi insegnerete, è un'arte, cioè ce la invidiano in tutto il mondo. Allora, parto soltanto nel dire che per quanto riguarda il panorama mondiale della musica, anche da un punto di vista didattico, cioè quello che si studia al conservatorio, quello che si studia in tutte le accademie musicali, tra le varie cose esiste una scala musicale che si chiama scala napoletana. Okay. Ciò perché lo dico? Perché l'importanza della musica napoletana a livello mondiale è enorme. Basti pensare che i più grandi interpreti anche dell'opera, della lirica, hanno interpretato e cantato le aree napoletane. Andrea Bocelli, Dion, non solo cantanti classici, ma anche cantanti del panorama contemporaneo. Ma anche per esempio artisti come dire, moderni come Vinicio Capossela si sono dedicati a fare delle reinterpretazioni di alcuni brani classici napoletani. Quindi la musica napoletana è una musica che ci accompagna da secoli. Ed è anche molto importante anche. Ed è anche un momento folcloristico, insomma, ad esempio per quanto riguarda il ramo matrimoniale, cioè quando si suona appunto la vera musica tipo una tarantella, ad esempio. Da questo punto di vista la tradizione napoletana, soprattutto con le tamburiate, ci porta a portare, insomma, questa ritmica, anch'essa molto molto antica, molto popolare, ma ciò non vuol dire che sia, ecco, trash, ad altissimi livelli musicali. Quindi il problema nasce fondamentalmente nell'esecuzione e nel modo di interpretare la musica napoletana. Lì nasce questo, diciamo, questo scontro tra quello che è veramente musica napoletana e quella che poi è diventata un po' musica trash. Molto in questo, insomma, pesa appunto l'esecutore, il musicista, il cantante e anche i ballerini, perché sai bene che in alcuni contesti anche chi suona le nacchere o suona le tamburre o i tamburelli balla anche al ritmo di tamburo. Quindi è molto legata all'interpretazione che si fa della musica napoletana. Nel contesto matrimoniale noi ne facciamo ampio utilizzo del canto napoletano, sia per quanto riguarda appunto la serenata, perché non c'è serenata appunto se non eseguiamo i classici napoletani. Basta pensare al semplice richiamo della sposa ad affacciarsi appunto al balcone. Il pezzo per eccellenza è Maria Marie, che ha come esordio appunto Arabo da Finestra, fa Ma faccia a Maria, che noi utilizziamo una licenza a tal proposito, cambiando il nome di Maria con il nome appunto della sposa, per poi proseguire appunto durante i festeggiamenti del matrimonio, il giorno stesso del rito, riportando ancora un po' di repertorio napoletano, però su un'altra faccia, un'altra sfaccettatura, in cui, siccome ci troviamo tra l'altro anche in tempo di
Covid, i balli sono impediti, abbiamo cercato di trovare un'alternativa a questo consegnando materialmente appunto degli strumenti previa sanificazione a tutti gli invitati, in modo che possano essere coinvolti dal posto al ballo, in un certo senso, al divertimento, sempre sul repertorio napoletano che sia molto più allegro, dalla tamburiata nera fino ad arrivare a funiculi funiculà. Allora, prima di parlare insomma del ramo divertimento, allora prima abbiamo parlato di percorso musicale, giusto? Allora, sì. Raccontateci proprio step by step quali sono gli step appunto musicali per quanto riguarda nello specifico un matrimonio. Quindi abbiamo detto dalla serenata, poi dopo insomma cosa viene? Allora, con la serenata, con un duo chitarra e voce, un trio per esempio, chitarra, voce, violino, chitarra e voce e mandolino, diamo inizio ai festeggiamenti del matrimonio con un repertorio, come detto, classico napoletano, una serie di scelte musicali dateci appunto dagli sposi, la loro canzone preferita, la musica che li ha fatti incontrare, per esempio. E il giorno dopo, il giorno del matrimonio, appunto, c'è il rito che è distinto, il rito sacro civile, a seconda della scelta. Nel caso del rito sacro, quindi che si svolge in chiesa, dal punto di vista della formazione dei musicisti possiamo partire da un trio, per esempio voce, organo e voce soprano, organo e violino, per poi passare a quartetti, quintetti, fino ad arrivare a formazioni orchestrali di 10-11 elementi di musicisti, sempre a seconda delle scelte degli sposi, dove si esegue ovviamente un repertorio sacro, liturgico, per rispettare il luogo nel quale ci troviamo. Giusto. Se non viene fatto il rito sacro, ma si sceglie il rito civile, invece questa restrizione, diciamo, del repertorio non c'è, perché in location, su una spiaggia, in un giardino, il repertorio, le musiche che si possono eseguire sono completamente libere. Volevo a scelta del, una piccola precisazione, per quanto riguarda ecco, il rito, che sia religioso, sì, che sia civile, qualsiasi tipo di rito, allora, l'importanza, no? Che ha in un certo modo, perché secondo me alla fine il momento più importante proprio musicale è proprio quello, no? L'ingresso della sposa, l'attesa dello sposo. Voi cosa consigliate appunto agli sposi? Cioè vi fate consigliare anche da loro? Vi confrontate su quale musica appunto mettere, cantare? Oppure preferite scegliere voi? Come vi comportate in questo... su questo punto di vista? Gli sposi durante il matrimonio fanno diversi ingressi. Uno sicuramente è quello alla partecipazione al rito. Noi quando pensiamo al rito pensiamo all'ingresso esclusivamente della sposa. In realtà l'ingresso importante è prima di tutto quello dello sposo, che arriva prima e viene accompagnato normalmente dalla mamma, dalla sorella. E quando ci troviamo appunto in un contesto religioso tendiamo per lo più a suggerire un accompagnamento, un sottofondo che può essere per esempio classico, che può essere la Primavera di Vivaldi, per esempio il Canone di Pachelbel, l'aria sulla quarta corda. Noi facciamo delle proposte musicali classiche e poi lo sposo sarà lui, a seconda del proprio gusto, a scegliere la musica che più gli appartiene. Per la sposa invece è diverso, bisognerebbe seguire la tradizione. La tradizione in chiesa prevede che la sposa entri con la marcia nuziale di Wagner, invece al termine del matrimonio gli sposi escano insieme con la marcia di Mendelssohn. Noi lo specifichiamo sempre agli sposi, è una tradizione, ma tranquillamente potete scegliere di invertire le marce, di usarne una sola, oppure di cambiare completamente. Ci sono spose che ormai non vogliono più la marcia nuziale, preferiscono altre melodie. Mi è capitato di ascoltare tipo, vabbè, il classico ormai di Ed Sheeran, Perfect, ormai cioè, l'hanno portato a un livello proprio... qua, cioè, basta, non ce la facciamo diciamo più. Oggi, diciamo che oggi c'è la volontà e anche la possibilità, diciamoci la verità, di lavorare spalla a spalla in questo senso con gli sposi, nel senso che il compito della musica è quello appunto di accompagnare questo momento indimenticabile per gli sposi, e quindi è anche giusto fare in modo che gli sposi collaborino e che siano attivamente presenti anche in quello che è la scaletta musicale. Quindi noi suggeriamo, tra virgolette, come esperti in materia, ma accettiamo ben volentieri consigli o soprattutto
cerchiamo di assecondare e di accontentare gli sposi in quelle che sono proprio le loro scelte e i loro gusti musicali, e appunto se hanno anche dei brani specifici che vogliono che noi eseguiamo, perché il giorno del matrimonio è il loro giorno, noi siamo la colonna sonora di quello che è il loro momento che ricorderanno tutta la vita, quindi è giusto che parte di quella del repertorio sia anche scelta dagli sposi, no? A noi piace molto quando gli sposi collaborano con noi. Ah, bene, bene. Al contrario magari di qualcun altro, sai, che è un po' più restio, insomma, a volte mi è capitato appunto di fare due chiacchiere, insomma, che comunque poi stando appunto sulla cerimonia, voi sapete, siamo sempre su allo stesso tavolo appena arriviamo alla location. Mi è capitato anche qualcuno che la pensava esattamente al contrario, e alla fine voi avete sostanzialmente ragione, un po' anche per quanto mi riguarda, quando mi chiedono di fare delle foto che io non pensavo di voler fare, però se loro la chiedono uno la fa. È logico che magari c'è un limite, magari ad esempio penso, no, che anche voi c'è un limite, anche che voi, che per un lato artistico o per una scelta canora, insomma, no, credo che sia anche per voi la stessa cosa. Sì, sicuramente da parte nostra c'è molta flessibilità, nel senso cerchiamo sempre di accontentare, però ciò che voglio sottolineare è che i problemi sorgono nel ramo religioso, perché, ecco, prima si è citato Perfect di Ed Sheeran, in una chiesa non è possibile proporlo, bisogna sempre rispettare comunque il luogo nel quale ci troviamo. Ci sono alcuni contesti, appunto, alcune chiese che permettono magari alla fine del rito, perché tutto ormai è terminato, di fare qualche accompagnamento strumentale di qualche colonna sonora, ma non in tutte. Questo lo voglio specificare, è importante che nel caso appunto del rito in chiesa si rispetti il repertorio appunto liturgico e religioso, mentre possiamo dare appunto ampia scelta per quanto riguarda e il rito civile e il ricevimento, però giustamente cerchiamo sempre di guidare anche per quelli che sono le nostre generi musicali, che sono abbastanza ampi, perché noi tendiamo comunque a passare da bossa nova, al blues, al soul, al classico, anche se veniamo da una formazione classica, perché comunque, ripeto, c'è grande flessibilità, però è sempre giusto guidare per non creare un miscuglio di generi che poi possono anche un po' confondere, sempre creare una linea guida agli sposi in base alle loro richieste. Bene, bene. Quindi andiamo allo step successivo, quindi dopo il momento del rito, si arriva al locale, giusto? Arrivati al locale, l'accompagnamento musicale qual è? Lo distinguiamo sempre in tre momenti: buffet, okay, sala e taglio della torta. Al buffet tendiamo a privilegiare, a suggerire un duo chitarra voce o fisarmonica, insomma, poi dipende anche da, ecco, dalla cerimonia, certo. C'è anche l'intenzione e il desiderio degli sposi di scegliere e optare per un genere piuttosto che un altro. Vabbè, diciamo come fareste voi, cioè a vostro gusto, avendo ampia possibilità di gestire, come fareste? Cosa suonereste soprattutto? Per esempio nel momento buffet, quindi quando gli ospiti attendono l'arrivo degli sposi, dare una sensazione musicale tipo lounge, quindi con una musica jazz un po' più spinto sulle basi e suonato dal vivo con la chitarra o con qualche altro strumento che riprende un po' quelle sonorità brasiliane, che sono comunque molto vicine anche alle sonorità, diciamo, nostre napoletane, siamo sempre il sud. Diciamo c'è quel momento Jimmy Sax praticamente appena si... Esatto, diciamo così, però insomma io poi suonando la chitarra anche semiacustica le sonorità sono un pochino più morbide rispetto al sassofono. Certo, logico. Il sassofono porta anche già a un'idea di quasi di ballo, di festa vera e propria. Io cerco invece con questa chitarra jazz di portare delle sonorità un attimino più morbide che danno proprio l'idea dell'attesa, insomma. Sì, perché poi quello è un momento in cui gli invitati comunque si rilassano, ancora non sono nella vera fase scatenante, che poi sappiamo che al momento storico in cui siamo, la parte scatenante, com'è?
non c'è statica, uno scatenamento voglio proprio mosso a distanza di un metro. Allora, secondo me Stefano a pelle, proprio a pelle, è quello casinista, vero? Beh, sì, che tu guarda, io sono un soprano, quindi i soprani sono sempre tutti si vede un pochettino, si 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 vede dall'immagine, lo vedo lui, cioè lui tranquillo, cioè andrebbe diritto in sala, al centro della sala, in ginocchio alla Jimi Hendrix, anche in acustico, io ce lo vedo. Diciamo che non dico che mi piace molto fare festa, perché comunque voglio dire, sia da musicista ma anche nella vita, diciamo, privata, sono una persona a cui piace molto la festa, piace molto il divertimento. Divertimento sano, ovviamente, ecco, accompagnato sempre da musica di un certo tipo, però mi piace fare festa, quindi anche questa mia indole cerco anche di trasportare un po' in questo momento, fin dove è possibile, un po' di entusiasmo, quindi di fare in modo che tutti gli invitati, gli sposi in primis, si divertano. Cioè, quindi voi vi completate, quindi voi vi completate, perché c'è Ilaria che ha questa impostazione un po' più, come diceva lei, classica, e tu invece sei quello che, insomma, crea un po' più movimento. Poi, si vede che siete una coppia anche nella vita, quello volevo intendere, capito? Cioè il discorso, sai, degli opposti che si attraggono, quella cosa così, insomma. Sì, sì, infatti io sono quello che fa casino e lei è quello che mi richiama. ci sta il rigore. E ditemi un po', ma questo momento un po' triste appunto per il divertimento, no? E c'è, voi nel vostro piccolo come fate per tamponare questa situazione, cosa proponete? Allora, per quanto riguarda il momento ludico del matrimonio, come dicevo prima, quello che ci è concesso di fare è invitare gli sposi al loro ballo. Loro possono farlo perché sono una coppia appunto nella vita, e così essere accompagnati anche dai testimoni, se loro appunto sono una coppia, cioè a distanza sempre il famoso lento che si fa ai matrimoni è concesso soltanto tra le coppie nella vita, ovviamente in base anche allo spazio che c'è a disposizione al ristorante. Quello che avveniva un tempo, cioè di coinvolgere tutti i 70-80 invitati in sala a ballare musica degli anni 70-80, per esempio, ormai adesso non è concesso, almeno finché questa situazione non terminerà. E come dicevo, cercavamo noi appunto di andare tavolo per tavolo consegnando questi strumenti per coinvolgerli stesso dal posto, perché in questo modo possiamo appunto creare qualcosa che li faccia divertire, altrimenti diventa stancante, ecco, un matrimonio non potendosi muovere, divertirsi per quanto riguarda appunto il ballo. E devo dire che provandoci questa cosa ha dato un risultato molto positivo, perché appunto tutti conoscono i classici napoletani, quindi tutti li cantano, tutti li vogliono cantare, quindi potrebbe essere considerata un'ottima alternativa data appunto la situazione. Voglio fare solo una piccola parentesi, perdonami, riferendoci sempre al discorso dei classici napoletani, visto che se ne è parlato tanto, è ben specificare che ovviamente un repertorio classico napoletano noi lo presentiamo in determinati momenti, cioè non è una linea continua per tutta quanta la durata anche del ricevimento, cioè ci sono dei momenti in cui noi utilizziamo la nostra scaletta dei classici napoletani appunto per animare fin dove è possibile gli invitati. Poi, quando parliamo ovviamente di musica di intrattenimento, quindi di accompagnamento durante il pranzo o la cena, ovviamente andiamo su altri generi. Giustamente, hai fatto bene a specificarlo, perché altrimenti dopo passava il messaggio solo della musica napoletana, che quella per in realtà è una minima parte di quello che voi siete, perché voi avete questa agenzia che non vi occupate solo di eventi matrimonio, ma so che insomma vi occupate di più cose, giusto?
eventi in generale, sì, qualunque tipologia di eventi, compresa anche quando si potevano fare, appunto, e speriamo presto che ritorneranno, quelle che sono le rassegne, appunto, di musicisti corali, perché ci occupiamo anche, al di là dell'evento, della formazione di giovani musicisti. C'è una curiosità molto banale. Allora, per voi, il matrimonio perfetto, da quanti strumenti deve essere accompagnato? Visto che voi avete possibilità, collaborate con più musicisti, avete più musicisti nel vostro organico, più... per fare un accompagnamento musicale che sia memorabile, di cosa c'è bisogno come strumenti? Allora, sì, un duo, massimo un trio alla serenata, un quintetto sarebbe proprio l'ideale, voce compresa al rito, riferendomi al rito religioso. Certo. Invece per il rito civile, siccome c'è l'amplificazione, ci si può amplificare perché magari si è all'aperto, un duo già va bene. Quello che dove spingo sempre i nostri sposi è in chiesa, a scegliere magari una sola voce ma più strumenti. Perché una voce impostata come quella di un soprano, senza microfonazione, cammina tranquillamente in una chiesa. Dove c'è invece bisogno di rafforzare per creare una formazione simile orchestra nella strumentazione. Quindi quattro strumenti e una voce è l'ideale. In chiese ovviamente abbastanza grandi, dove non, normalmente non ci amplifichiamo, lavoriamo in acustica. Invece al ricevimento... Al ricevimento, ecco, lì è dove poi gli sposi effettivamente si possono sbizzarrire, perché mi è capitato anche di partecipare a contesti in cui anche durante... per esempio il buffet di attesa c'era addirittura un quartetto swing per accompagnare gli ospiti fino all'arrivo degli sposi. Siamo arrivati ad avere anche orchestre di 8-10 elementi in sala che facevano della musica che andava dallo swing a rockabilly a musica anni 70-80. Quindi diciamo che addirittura poi anche dopo la torta si è continuato con il DJ set, con musicisti live, ecco, momento disco col sax, con le percussioni. Diciamo che la parte di ricevimento è molto legata, ecco, alla fantasia degli sposi. Però diciamo che un duo, un trio al buffet è l'ideale, un quartetto in sala, quindi c'è una ritmica, c'è una voce, c'è una chitarra, eventualmente accompagnato o da un sassofono o da un basso elettrico o da una batteria, questo insomma poi dipende anche dal genere che si vuole portare avanti. E durante la torta utilizzare un altro strumento classico, perché comunque è un momento, diciamo, di raccoglimento, un momento importante, il taglio della torta, e poi dopo, se si vuole continuare, o con delle band che fanno rock, swing, ma anche musica che può essere dal samba ai balli latini, ma suonati stile Buona Vista Social Club, o addirittura il DJ set. Insomma, lì poi nel ricevimento si può fare veramente di tutto. Questo poi mi sembra, insomma, è anche, dipende un po' dagli sposi, poi dagli invitati, insomma, è tutto un concatenarsi di cose. E, allora, un'ultima cosa, poi siamo oltre la mezz'ora abbondante di registrazione, e, mi hanno chiesto più volte... Una domanda un po' più, insomma, non riguarda molto il lato musicale, a dire la verità, però più il lato organizzativo. Per quanto riguarda la questione dei diritti SIAE, dei brani da suonare, cosa, se potete un attimino fare un po' di chiarezza su questo punto di vista. Mi è capitato più volte, spesso io sono fotografo, però vengo visto come un amico, quindi... capita che fanno delle domande e magari uno se sa rispondere, uno aiuta, insomma, si rende utile. Quindi magari se ci potete dare qualche indicazione, così magari a qualcuno può interessare. Sì, la SIAE la SIAE è la Società Italiana Autori ed Editori, è un'organizzazione che tutela i diritti d'autore. Perché ogni volta che si vuole esprimere appunto musica dal vivo in pubblico, è necessario che qualunque opera scritta da altri debba essere tutelata attraverso il pagamento del diritto d'autore.
Quindi il messaggio che deve passare, che molti non sanno, è che la SIAE non deve essere pagata dai musicisti, ma deve essere pagata dall'organizzatore dell'evento. Quindi nel caso del matrimonio sono gli sposi a doversi far carico appunto della SIAE, che si può pagare o online o in alcuni uffici di competenza territoriale SIAE, oppure tramite il proprietario della location in cui svolgeranno il ricevimento. Che cosa viene rilasciato? Viene rilasciato il permesso di appunto fare musica dal vivo in pubblico. In più viene rilasciato un modulo che è il borderò. Soltanto questo borderò deve essere consegnato ai musicisti, perché i musicisti di proprio pugno dovranno stilare tutto l'elenco, la scaletta dei brani specificando autore e compositore che andranno ad eseguire durante il ricevimento. Il borderò andrà riconsegnato online o all'ufficio, alla SIAE. Attraverso appunto poi il pagamento, tutti coloro che sono stati citati riceveranno la loro remunerazione. Certo. Solo in alcuni casi la SIAE non viene pagata, quando i brani di esecuzione non sono coperti da SIAE, quando appunto le feste private avvengono nella propria abitazione, quindi in casa propria, e quando il compositore l'autore è deceduto da più di 70 anni, perché in questo caso diventa patrimonio pubblico il suo operato. E il pagamento dipende dal tipo di festeggiamento, si distingue compleanno, da matrimonio, da battesimo, da festa di laurea, e soprattutto dal numero degli invitati. Queste sono le notizie, diciamo, importanti Io sapevo giusto qualcosina, diciamo, non sapevo che dipendesse anche dal numero degli invitati, non sapevo della musica suonata in casa, ecco, queste sono delle nozioni che comunque possono essere utili per chi deve organizzare l'intero matrimonio, no? Questo è quello un pochettino... Soprattutto si vanno a sciogliere dei dubbi legati proprio alla SIAE, di chi è di competenza, insomma, certo. È importante sapere che in questo caso, insomma, gli organizzatori possono essere anche i wedding stesso, no? Che si prendono l'onere di portare avanti queste formalità burocratiche. Voi collaborate con voi avete la vostra agenzia, collaborate anche con wedding o preferite lavorare da soli indipendentemente? Non abbiamo collaborazioni con wedding, oltre con un team molto vasto appunto di musicisti, però comunque wedding e tipografi in modo particolare, grafici, col quale creiamo appunto queste nostre collaborazioni. Questo è utile sempre avere un team ricco. Allora, quindi la vostra agenzia come si chiama? Si chiama IS20 e al momento ci troviamo a Gricignano di Aversa. Ed è ovviamente affiliata anche a IS Accademia Musicale, perché in tutto questo abbiamo anche una scuola di musica dove insegniamo musica, e insomma abbiamo questa realtà vicino di Aversa, sperando che questa pandemia finisca più presto. Ci auguriamo, insomma, anche noi di riprendere la marcia insieme a tutti gli altri professionisti del settore. Questo è un augurio che faccio veramente a tutti in maniera spassionata, perché siamo il settore, quello degli eventi in generale, veramente forse il più colpito in assoluto. Va bene, ragazzi, allora io direi che possiamo salutarci. E allora io lascio i vostri contatti in descrizione, chiunque voglia, se vuole scrivere tranquillamente, sempre fa sempre siamo bene. E niente, ragazzi, io vi saluto, è stato un piacere. Grazie Gennaro, grazie. E in bocca al lupo a tutti.